un'ottica campana incontra l'arte Madì. La Geva in Nannola, con la mostra Karma, ospita le opere di Carmen Novago e Marta Pilone, realizzate con materiali di risulta. La lavorazione aeronautica. I materiali che si fanno in arte è un'idea semplice, nello stesso tempo geniale, avuta e sviluppata da due donne. Il risultato è la mostra in cui Menisage ha avuto luogo domenica il 12 gennaio a Nola, nello stabilimento della Geven, un'azienda leader nella realizzazione di interni aeronautici. Le opere esposte nascono da un equilibrato uso di plexiglass, il materiale di maggior uso nelle opere dell'artista, e materiali cosiddetti freddi, quale l'alluminio adoperato nelle produzioni aeronautiche. Le signore Novago e Pilone sono esponenti del movimento Madì internazionale, un filone artistico nato in Argentina nel 1944 nell'ambiente dell'arte non figurativa, creato intorno alla rivista Arturo. Nel corso di questi anni in Italia sono state diverse le gallerie e i musei che hanno ospitato esposizioni Madì, e Napoli è stata la città che più di altre si è aperta a questa forma d'arte innovativa. Dopo la prima grande esposizione del 2003 al chiosco di Santa Maria la Nova, poi quella del 2007 presso la galleria Spazio Arte, curata da Ciro Pilone, e poi quella del 2009 nella storica galleria al Blu di Prussia. La città, con l'iniziativa di oggi della Geven e con l'impegno delle signore Novago e Pilone, si ripropone ancora una volta come una città aperta alle forme artistiche più originali e innovative. La parola Madì significa materialismo dialettico, proponendo come materialismo una geometria dove l'oggetto opera non rappresenta, non esprime, non significa. È dialettico perché descrive in termini empirici lo sviluppo storico del pensiero. La prima mostra Madì si tenne a Buenos Aires nel 1946, mentre in Italia la prima esposizione nel 1955 a Firenze, grazie all'impegno di Salvatore Presta, il primo italiano ad aderire al movimento. Madì è un'arte inventiva, originale, ludica, diffusa in molti paesi e con una presenza in 5 musei permanenti in Argentina, USA, Giappone, Ungheria e Brasile. Oggi sono una ventina gli artisti italiani che aderiscono al movimento. Un movimento che nacque a Genova nel nostro paese nel 1984, a cui aderirono tra gli altri Conte Morra, Esposto, Loi, Reali Frangi, Sermaglia, Fia Fozzer e i napoletani Pilone, Perrottelli e Aldo Fulchignoni. Il Madì forse rappresenta l'ultimo stadio della ricerca onirica, una forma non rapportabile ad alcune immagini conosciute, ed ebbe il suo precursore in Kandinsky nel lontano 1910, e oggi continua ad essere pensiero, sperimentazione, invenzione, una condizione di coscienza e concretizzazione di riconoscenza, rielaborazione di tecniche tradizionali e ricerca stimolante di forme e materiali nuovi. Resta una neoavanguardia che viene da lontano e va lontano, perché è in rapporto stretto con gli sviluppi della società contemporanea e, se volete, con la tecnologia e l'innovazione.